Happy Cats! Siamo dolci gattini! Io lo sono di più! Miwau! Babbo Natale e la fatina del gelo! I dolci gattini osservavano dalla finestra la poca neve rimasta. La neve si è quasi sciolta e si avvicinano le feste! Ma Babbo Natale verrà lo stesso, anche se non c'è più la neve! La fatina del gelo rimedierà al problema. Babbo Natale e le fatine del gelo hanno molto lavoro da fare prima delle feste. Perché non li invitiamo a casa nostra? Così potranno riposarsi, penseranno dopo alla neve e ai regali. Che bello! Invitiamo Babbo Natale e la fatina del gelo! Oh, bravi! È molto carino da parte vostra. Io e il papà saremo felicissimi di invitarli. Giusto, certo! Sapete che vi dico? Li chiamo subito! Miau! Miau! Qui è la grotta di Babbo Natale, ci spiace, ma al momento siamo tutti occupati con i regali e con la neve. Richiamate più tardi. Baci, abbracci e buone feste a tutti! C'era la segreteria. Sono troppo impegnati per poter rispondere. Allora, com'è andata? Babbo Natale e la fatina verranno da noi! Ecco, loro non... Sì, verranno qui da noi, tutti e due, questa sera. Fantastico! Miwau, 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 miwau! Tesoro, se non riusciamo a rintracciarli, sostituiremo noi la fatina del gelo e Babbo Natale. Brava, questa è una magnifica idea! Però ci serviranno dei costumi. Oh! Purtroppo nel negozio ne erano rimasti pochissimi. Mi sa tanto che questo costume è troppo piccolo per me. E invece quello, purtroppo, è troppo grande per me, guarda! Questo sì che è un bel problema! I dolci gattini erano emozionati all'idea di incontrare Babbo Natale e la fatina del gelo. Urrà! Oh! 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 Miau, miei piccoli gattini! Però la fatina del gelo è molto più grossa dal vero! Che volete che vi dica, gattini? Ho un debole per i dolci di Natale! Oh, proprio come il nostro papà! Ehi, caspita, anche la risata è la stessa! Perché dove abitiamo, cioè al Polo Nord, tutti quanti ridono in questo modo! Vogliamo bere una buona tazza di tè? Fate attenzione che scotta! Che strano, ha parlato con la stessa voce della mamma! Perché a Babbo Natale piace bere le cose fredde, non calde! Il tè caldo gli fa venire la vocina! Oh! 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 Propongo di fare insieme la danza della neve! Che cosa ne dite? Vi va l'idea? La danza della neve, sì! Così tornerà a nevicare! Pare proprio che i gattini non ci abbiano riconosciuto, tesoro! Ma lo sai che la treccia ti sta bene? Dovresti fartela crescere! Ehi, Babbo Natale! Da come ballate sembra che abbiate energia da vendere! Probabilmente vi siete riposati abbastanza! Ora che vi siete rimessi in forza, siete pronti a far tornare finalmente la neve? Oh, la neve! Oh no, la tua barba, mamma! Ehi, guardate, quello è il nostro papà! Sì, e invece quella è la nostra mamma! Io però l'ho capito subito che eravate voi due! Ma perché vi siete mascherati da Babbo Natale e da Fatina del Gelo? Beh, ecco, perché Babbo Natale e la Fatina del Gelo erano troppo occupati per venire a trovarci! Per me siete il miglior Babbo Natale e la migliore Fatina del Gelo di tutto il mondo! Guardate, ha cominciato a nevicare, che bello! Ecco perché Babbo Natale e la Fatina del Gelo erano così occupati oggi! Erano occupati a preparare la neve! Fantastico! Miwau, 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 miwau! Gattini, volevo dirvi che Mamma Natale, insieme al delizioso Fatino del Gelo, hanno messo in questo sacco dei regali tutti per voi! Il papà e la mamma avevano portato dei regali per i dolci gattini, che li aprirono gioiosi ed emozionati, mentre fuori la neve dipingeva un meraviglioso paesaggio da sogno. Avventure immaginarie! Un giorno i dolci gattini trascorsero il pomeriggio dal nonno al faro e, non sapendo che cosa fare, si annoiarono.
Ehi là, vedo dei gattini scontenti all'orizzonte. Perché quelle facce? Ci siamo dimenticati di portare i giocattoli. Non ho portato nemmeno un libro. E adesso ci stiamo annoiando molto. È il momento giusto per raccontarvi della meravigliosa avventura che ho vissuto su una mongolfiera. Spazzerà via tutta la noia. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Venite, vi mostro tutti i paesi lontani che ho visitato e le cose che ho visto in ognuno. Allora, ho visitato il Sud America, che è qui, l'Islanda, che è qui, l'Africa, che è qui, la Cina, che è qui, l'Indonesia, il Botswana, la Tunisia e perfino il Polo Nord, che è quassù. Il mio lungo viaggio non vi interessa? No, beh, cioè sì. Scusaci, nonno, ma hai fatto solo una lunghissima lista di nomi. Non è divertente osservare quella cartina. Allora vi racconterò del viaggio usando dei libri con figure e foto. Per iniziare, in questo libro sul Sud America potete vedere la cascata che ho visitato. È la più grande al mondo. Beh, nella foto non sembra così grande, nonno. Quella volta in cui sono stato in Islanda ho attraversato un vulcano in attività. C'era la lava che ribolliva e il fumo che usciva. Io non vedo nessuna lava che ribolle. Qui non c'è perché il vulcano non era attivo quando hanno fatto la foto. Ma dai, è solo una foto in bianco e nero. Tu parli di cose emozionanti, ma dalle foto non sembrano così. A me piacerebbe tantissimo poter visitare questi posti, nonno. Mi è venuta una bella idea. Quello che ci serve è ripetere il viaggio che ha fatto il nonno. Io ci sto. Quando partiamo? Possiamo andare in mongolfiera? Mi piacerebbe tanto farlo, gattini, ma sono il guardiano del faro e devo prendermene cura tutti i giorni. Però ho un'idea. Potete comunque vivere la vostra avventura in mongolfiera. Vi basterà usare l'immaginazione. L'immaginazione? Il nonno preparò la mongolfiera per i gattini. Coraggio, tutti nella cesta! Adesso chiudete gli occhietti e immaginate di essere in una mongolfiera che vola in alto nel cielo! Guardate, lì c'è un simpatico corvo! Attenti, il vento soffia più forte! È come volare in mezzo a un uragano! E ora sta per arrivare un temporale! Inizia a piovere! Questa pioggia non ci fermerà! Siamo avventurieri coraggiosi in missione su una mongolfiera! Ora usate l'immaginazione! Andate, andate, andate! L'immaginazione ti porta dove vuoi. Tanti posti magici visitare puoi. Su una mongolfiera puoi volare via. Basta solo un po' di fantasia. Immagina, immagina, e tutto il mondo ai piedi avrai. Il viaggio non finisce mai. Immagina, immagina. È stata una fantastica avventura in mongolfiera. Già, possiamo volare con la mongolfiera in un altro posto. Ma certamente, gattini miei, però adesso dobbiamo pranzare. Questi panini non vi sembrano noiosi? Beh, sì, in effetti non sono un granché. Qui ci vuole solo un pizzico di immaginazione. Facciamo finta che siamo dei panini cosmici che vengono dalla Luna. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! I dolci gattini scoprirono che l'immaginazione poteva portarli ovunque. In alto nel cielo e perfino sulla Luna. La stazione dei pompieri. Un giorno i dolci gattini ricevettero in dono un bellissimo camion dei pompieri con tanto di caschi. Guarda, papà, quello è uguale al camion dei pompieri che guidi tu quando sei al lavoro. Il papà di Leo fa il vigile del fuoco e guida un vero camion dei pompieri. Deve essere fantastico guidare il camion dei pompieri con la sirena accesa mentre tutti accostano per farti passare. È
bello indossare i caschi scintillanti! E trascorrere la giornata ad aiutare tutti come un eroe! Se volete uno di questi giorni, posso organizzare per voi una visita alla stazione dei pompieri. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Finalmente arrivò il giorno della grande gita alla stazione dei pompieri. Buongiorno! Buongiorno! Accipi, chi ha questo camion è identico al nostro, solo che è molto più grande. Deve essere incredibile da guidare. Ad essere sincero, Cookie, quello del pompiere è un lavoro molto difficile che richiede molto impegno. L'operatore controlla la mappa della città. Buongiorno! Buongiorno a voi, gattini! Quando scatta un allarme antincendio, si illumina un punto della mappa e noi sappiamo dov'è l'incendio. Oh, peccato che non ci sia nessun allarme acceso adesso. Mi piacerebbe tanto spegnere un vero incendio. Un incendio è sempre una brutta cosa, quindi sarebbe meglio che le lucine non si accendessero mai. Un vero pompiere deve essere pronto a entrare in azione in qualsiasi momento. È per questo che ci alleniamo duramente tutti i giorni. Prego, seguitemi! Per prima cosa, un pompiere deve essere sempre in perfetta forma fisica. Seconda cosa, un pompiere deve vestirsi di corsa perché l'incendio va spento il prima possibile. Cookie, sei stato molto veloce, ma dov'è l'altro stivale? Kika si è vestita perfettamente, ma è stata troppo lenta. Non immaginavo che fosse così difficile. Il lavoro di squadra è fondamentale. Ognuno svolge il suo compito alla perfezione per evitare delle brutte sorprese. Come avete visto, il lavoro del pompiere non è solo guidare il camion e indossare un casco scintillante. Per farlo bisogna sempre essere super allenati. Pensavo che fosse molto più facile fare il pompiere. Anch'io, devi allenarti tantissimo e poi devi spegnere pericolosi incendi. È impossibile per noi gattini spegnere un vero incendio. Mi è venuta una splendida idea. L'allarme antincendio! C'è un incendio nella casa sull'albero! Andiamo, gattini pompieri! Qualcuno mi aiuti! Il fuoco è stato spento e sono tutti salvi! Bravi, avete fatto un ottimo lavoro, gattini. È evidente che vi siete allenati molto. E vi siete guadagnati i distintivi speciali degli allievi pompieri. Un giorno diventerete tutti degli ottimi gatti pompieri. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! I dolci gattini impararono tante cose alla stazione dei pompieri e giocando a fare i vigili del fuoco si divertirono veramente un mondo. La farfalla! In una bella giornata di sole, i dolci gattini si divertivano al parco giochi. Nerino sembra un fantasma o qualcosa di simile. Scusa, Budino, che stai cercando di catturare? Delle farfalle bellissime che non ho mai visto prima d'ora, così poi potrò guardarle con calma. Però quella che spero tanto di prendere è una farfalla arcobaleno. Hanno le ali colorate come l'arcobaleno. Deve essere bellissima! Mi piacerebbe vedere una di quelle farfalle. Anche a me, ma purtroppo non vivono qui. Le farfalle arcobaleno si trovano soltanto nei paesi tropicali. I dolci gattini tornarono a casa, dove li aspettava una bella sorpresa. Indovinate, gattini, il nonno ci ha spedito una cassa di frutta tropicale. Non è meraviglioso? Buono l'ananas. Oh, c'è anche un bruco.
Oh, ma guardatelo! È davvero un grosso bruco! Lo posso tenere, mamma, per favore? Magari diventerà una grande farfalla! E va bene, però non lasciare che si arrampichi per tutta la casa. Io ho paura dei bruchi! Te lo prometto, mamma, non lo perderò mai di vista! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Budino, sei sicuro che questo bruco piuttosto bruttino un giorno si trasformerà in una bellissima farfalla? Ci puoi scommettere, però devo prendermi cura di lui perché ha bisogno di molte attenzioni. C'era una volta una farfalla. Puoi cambiare canale, per favore? Sta per cominciare il nostro cartone preferito. Voi dovrete aspettare. Il nostro bruco vuole guardare questo documentario sulle farfalle. Adesso non ti sembra di esagerare? E se quel coso non diventerà una farfalla? Invece lo farà. Aspettate e vedrete. Sono sicuro che ti trasformerai in una delle più belle e colorate farfalle di tutto il mondo. Evviva! Finalmente è successo! Cosa? Che è successo? Il bruco si è trasformato in farfalla? Beh, non ancora, ma molto presto lo farà. Si è costruito il bozzolo e quando uscirà da lì sarà diventato una farfalla. E se invece di una bella farfalla dal bozzolo uscisse uno scarafaggio bruttissimo? Qualcosa tipo uno scarabeo rinoceronte? Oh! O magari uscirà un fantastico pipistrello? Oh! Ah! E se invece ad uscire fuori fosse una bellissima fatina magica? Ah! Oh. Uffa! Ora sono un po' preoccupato. Ah. Incredibile, guardate! È proprio quello che ho sempre sperato! Una farfalla arcobaleno! Oh, caspita, è davvero meravigliosa! Dai, facciamola vedere a mamma e papà! Oh, ma che bella farfalla! Ottimo lavoro, gattini miei! Ad essere sinceri, non è stato merito nostro, ma di Budino. È vero, è stato lui a prendersi cura del bruco. Adesso dobbiamo solo farla uscire dal barattolo, così potrà volare libera con tutte le altre meravigliose farfalle sue amiche. Ogni tanto torna a trovarci, farfalla arcobaleno, hai capito? Spero che starai bene. Arrivederci. Miei piccoli tesori, per non farvi mai dimenticare la vostra cara farfalla arcobaleno, vi ho preparato dei fiocchi speciali. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Grazie alle cure di Budino, è possibile trovare la farfalla arcobaleno nei paesi tropicali e nel giardino dei dolci gattini. Domenica! Una domenica mattina, la mamma stava uscendo di buon'ora per andare in palestra, lasciando Cookie, Kick e Budino a casa con il papà. Allora io vado al corso di ginnastica. Divertiti, mia cara, io baderò i dolci gattini. Ve la caverete senza di me? Staremo benone, mammina. Certo, con papà non ci annoiamo mai. Ah, sì, su questo avete proprio ragione. Ciao, amori miei. Papà, giochiamo con le bambole. Papà, perché non giochiamo a scacchi? E a freccette? Va bene, miei meravigliosi gattini, giocheremo con le bambole, a scacchi e a freccette. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Ma dov'era il papà? Ma insomma, vuoi venire a giocare con noi? Sì, sì, sto arrivando, miei dolcissimi gattini. Ora ti spiego, Mischietti Lu deve provarsi tutti questi bei vestitini. Guarda, ecco la scacchiera, tu prendi i bianchi. Ho le freccette magnetiche, tieni, reggi il bersaglio. Sembra tutto così divertente, ok, cominciamo. Ops. Oh no, papà è tornato a Russopoli. E così i bravi gattini lasciarono che il loro stanco papà si godesse un meritato pisolino. Diciamo così. Sveglia, sveglia. Ghiri, 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 ghiri.
Oh, mi prude la pancia. Che altro possiamo fare per svegliarlo? Mi è venuta una bella idea che potrebbe funzionare. Papino, hai bisogno di una rinfrescatina. Ma Budino, se si bagna potrebbe prendere il raffreddore. Allora, potremmo trovare qualcosa di super mega rumoroso e metterglielo accanto. Ehi, Papino! Ecco che in quel modo gli provocheresti un terribile spavento. E come lo possiamo svegliare? Forse non dovremmo svegliarlo. Perché non facciamo i bravi e lo lasciamo sonnecchiare? Così quando si sveglierà avrà un sacco di energie per giocare con noi. Buona idea! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Notte, notte. Pensate che abbia dormito abbastanza? No, non ancora. E adesso? Beh, chissà, forse sì, chi lo può dire? Non pensate sia ora di svegliarlo? State indietro, ci penso io. Pronto? Se mi cercano sono alla fabbrica per un controllo alle caramelle. Allora, il pisolino. Mi è venuta un'idea meravigliosa. Quando la mamma mi canta le ninna nanne, io riposo meglio. Perché non gliene cantiamo una? Non disturbiamo papà. Niente fusa, niente miau, che se si riposerà, poi con noi lui giocherà. Ciao, piccoli! Vedo che non vi siete annoiati per niente a giocare con il vostro papà. Sveglia, dormiglioni, è tornata la mamma! Sono sveglio al 100%, riposato e brillante! Ehi, alzatevi, gattini! Oh, non possiamo dormire un altro pochino! Fateci dormire a domenica! Beh, perché no? Voi continuate pure a dormire. Vorrà dire che papà e io andremo fuori a divertirci da soli a lanciare questo nuovo frisbee. Che bello sarà uno spasso! Cosa? Davvero ci hai comprato il frisbee? Fantastico! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Che la si trascorra a dormire o a giocare insieme, la domenica è un giorno perfetto per stare in famiglia. Dolci postini! Una bella mattina, il signor Postino passava allegramente con il furgone a consegnare pacchi e lettere. Ma qualcosa sembrò andare storto. Si fermi! Oh no, mi sa che qualcuno non riceverà i pacchi tanto attesi. Scommetto anche che li aspetta con tanta impazienza. Ehi, perché non li consegniamo noi tre? Io ho sempre pensato che sarebbe fantastico fare il postino. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Ma l'acqua aveva cancellato gli indirizzi sui pacchi. Come potevano i dolci gattini sapere a chi consegnarli? Mi è venuta un'idea grandiosa! Possiamo indovinare per chi sono i pacchi studiando l'aspetto delle scatole. Questa è una scatola carina, decorata con un bel nastro e un fiocco. A chi piacciono le cose belle? Facile, a Tortina! Oh, mamma, è un pacco bellissimo! Questo sembra contenere un maglione bello caldo. Perciò deve essere per Boris. Lui prende sempre il raffreddore. Credo che in questo ci sia un ombrello nero. A chi dei nostri amici piace il colore nero? A Nerino, ovvio! Ma di chi sarà l'ultimo pacco? Forse contiene ingranaggi e bulloni per Leo. O forse una navicella spaziale per Razzo. Per ora mettiamo da parte il pacco misterioso e consegniamo gli altri, d'accordo? I dolci gattini consegnarono prima il pacco a Nerino. Dentro però non c'era un ombrello, ma un tablet, ed era di colore tutt'altro che nero. Il secondo pacco venne consegnato a Boris, destinatario di un bel maglione caldo. Oh no, non è il cappello che desideravo, ne volevo uno con i colori dell'arcobaleno e i campanellini. E Tortina ricevette il pacco decorato con il bel nastro e il fiocco. E questo cos'è?
Così mi sembra di essere un clown. Adesso non ci resta che capire a chi va consegnato l'ultimo pacco. Ehi, aspettate! Io non ho ordinato un buffo cappello da clown, io sto aspettando un tablet rosa. E allora chi l'ha ordinato questo buffo cappello? Qualcuno a cui piacciono i clown, giusto? Allora quel gattino è Boris! Ecco finalmente il cappello che volevo. Con questo assomiglio ad un vero clown che fa ridere, giusto? Non vedreste mai una cosa così nera indossata da un clown. Ma indosso a nerino, sì. Urrà! Il mio maglione! Bello e così tetro. A te sta davvero bene, nerino. Questo deve essere il tablet che stavo aspettando, Tortina. Che bello, grazie, Chicca! I dolci gattini consegnarono tutti i pacchi ai legittimi proprietari. Restava ancora la scatola misteriosa. Apriamolo e vediamo cosa contiene, così capiremo chi è il destinatario. No, Cookie, non si apre la posta di qualcun altro. E allora che ne facciamo? Sono stanco di trascinarmelo in giro. Il ritorno del postino fu accolto con gran piacere. Oh, Chicca, Cookie, Budino, mi sono caduti dei pacchi dal furgone. Non è che li avete visti per caso? Oh, ma quello è uno dei pacchi. Ma certo, li abbiamo trovati noi. E li abbiamo consegnati ai legittimi proprietari. Oh, grazie infinite, gattini. Cominciavo quasi a temere di averli persi per sempre. Però non siamo riusciti a capire per chi è questo pacco. Beh, se l'etichetta è sbiadita, utilizziamo il numero sul lato. È il pacco numero 125. Ecco l'indirizzo. Andiamo a consegnare il pacco! Evviva! Bene, siamo arrivati. Oh, ma quella è la nostra casa! Sì, è proprio lei. Ed è anche il luogo in cui va consegnato il pacco. Ci sta dicendo che abbiamo consegnato un pacco a noi stessi. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! La scatola misteriosa conteneva dei regali da parte della nonna. Che carina! I dolci gattini erano contenti di aver contribuito a portare gioia e felicità ai loro amici e a loro stessi. La confettura di lamponi. Papà portava sempre delle leccornie dalla fabbrica dei dolciumi. Quel giorno ci fu una novità. Alla fabbrica di dolciumi stiamo preparando una nuova torta con una speciale farcitura al cioccolato. Fantastico! Oh, sembra davvero deliziosa. Perché non l'assaggiamo subito? Insieme a una bella tazza di buon tè. La mamma portò la torta in cucina per preparare il tè. Mammina! Vorremmo aiutarti a fare qualcosa. Per favore, possiamo aiutarti? Ma certamente. Sapete che cosa potreste fare? Prendete la confettura di lamponi. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Le confetture sono su una mensola giù in cantina. Oh? Giù in cantina! La mamma teneva tutte le conserve e le confetture in cantina. Ah, cosa stiamo aspettando? Scendiamo! Va bene! Caspita, qui ci sono un sacco di cose interessanti! Vediamo! Che cosa abbiamo qui? Acetoso, molto acetoso! È troppo salato! Ma chissà cos'era! Ah, la lingua mi va a fuoco! Brucia, brucia, brucia! Non assaggerò nient'altro da questi vasetti! Non dobbiamo assaggiare, ma trovare la confettura! Giusto! La mamma ci ha mandati qui a prendere la confettura di lamponi! Lo so, ma come facciamo a trovarla? I vasi hanno le etichette, basta trovare quella con su i lamponi! Qui ci sono le ciliegie! Sto sciando in cantina! Al galoppo, valigia! Qui ci sono le carote! Ehi, laggiù! Oh? Cosa c'è qui dentro? Mi sembra dei cavolfiori! E in questo vasetto ci sono... Non sono lamponi, ma delle cose molto piccanti! Ci credo che sono piccanti! Sull'etichetta c'è un peperoncino! Ehi, guardate, li ho trovati! Sì, quello è un lampone! Evviva! Missione compiuta! È un'etichetta senza vasetto! Allora non ci resta che trovarne uno in cui manca l'etichetta, giusto? No! 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 Ah, sì! Che vaso grande! C'è tanta confettura lì dentro! Ora dobbiamo trovare un modo per portarlo su in cucina! Ma il vaso si rivelò molto pesante!
Potremmo metterlo sul lato e farlo rotolare. Ditemi che non si è rotto. È intero. Adesso dobbiamo farlo salire sulle scale. Sarà dura. Urrà! Siamo degli aiutanti perfetti! Ci siamo fatti! Bene, ora dobbiamo iniziare da capo. Magari possiamo mangiare la confettura proprio qui. E poi salire a bere il tè. Già, ma se facessimo come dici tu, mamma e papà resterebbero senza confettura. Allora portiamo qui sotto il tavolo, così faremo merenda in cantina tutti insieme. È un piano perfetto. Basta, non riesco più ad aspettare. Voglio mangiare la torta. Il tavolo risultò essere troppo grande. Ci servirebbe una porticina più grande. Non riusciremo a mangiare la torta insieme alla confettura e al tè. Mi è appena venuta un'idea grandiosa. Rimettiamo il tavolo in sala, versiamo un po' di confettura qui dentro e portiamola su. Cookie, chicca, budino, tesori miei, che dolci! Avete trovato la confettura giù in cantina e avete pensato di portarla di sopra in quella coppa. Già, quella magnifica coppa di confettura farà una gran bella figura sulla tavola vicino alla nuova torta. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! L'avventura in cantina aveva messo appetito ai dolci gattini. La confettura di lamponi e la speciale torta al cioccolato erano quello che ci voleva. Il dente da latte! Un giorno, durante la colazione, Chicca sentì qualcosa di strano. Ho come l'impressione che mi dondoli un dentino. Buon per te, Chicca! Significa che cominciano a caderti i denti. Cosa? Mammina, allora li perderò tutti quanti. Non preoccuparti, i denti che ti cadranno sono i cosiddetti denti da latte. Quando cadranno ne cresceranno altri al loro posto. Sono i denti permanenti che conserverai per tutta la vita. È successo anche a Cookie e a me quando eravamo piccolini. Vuol dire che mi crescerà un dente tutto nuovo. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Chicca non vedeva l'ora di mostrare il dentino agli amici. Lo vedete? Guardate bene. Sì, lo vedo come dondola, è incredibile. A me non è piaciuto neanche un po' perdere i denti da latte. Senza dentini non ero molto carina. Quando i miei sono caduti, speravo che al loro posto mi crescessero delle zanne gigantesche. Ma ovviamente non è successo. Quando ti cade un dente da latte, lo puoi mettere sotto il cuscino. Poi arriva la fatina dei denti, si prende il dente e ti lascia un regalo. È fantastico! Anch'io voglio un regalo dalla fatina dei denti. Ci sarà un modo per far cadere il dente più in fretta? Potresti dare un morso a una mela. Il dente si attaccherà al frutto e si staccherà. E se per sbaglio finissi per mangiarmi il dente insieme al boccone di mela? Oh, la fatina dei denti non potrà prendersi niente. Ti basta legare un filo intorno al dente e poi annodarlo al paraurti posteriore di un'auto. Così quando partirà il dente si staccherà. Oh. E sai una cosa? Sarebbe anche meglio se lo legassi ad un aereo. Sì, ma se il dente facesse resistenza e non volesse staccarsi? Dovresti andare dal dentista se il tuo non vuole cadere da solo. Io una volta ci sono andato. Era uno studio tutto buio e spaventoso. E il dentista portava sul viso una strana maschera nera. Attirato, strattonato. E alla fine mi ha strappato via il mio povero dentino da latte. Nerino ricomincia con le sue storie dell'orrore. I dentisti non portano maschere scure e spaventose. In realtà sono simpatici e disponibili. I dentisti sono bravi, ma io non ci voglio andare lo stesso. Aspetterò che il dentino mi cada da solo. Aspetta. È ora di pranzo, Chicca, vieni a tavola. Chicca non aveva mangiato niente per tutto il giorno e il dentino dondolante non le era ancora caduto. Adesso basta, telefonerò subito al dentista e risolverai il problema in un baleno. Sì, pronto? Vorrei prendere un appuntamento col dentista. Per favore, mamma, non farlo! Non voglio andare dal dentista, ho tanta paura! Non preoccuparti, Chicca, noi due verremo con te! Sì, certo!
Ora, Chicca, fai la brava e apri la bocca bene bene. Ah! Fatto! Ed ecco il nostro dentino da latte. Ah, è tutto finito? Sì, e tra poco ti crescerà un dente nuovo da adulta. Ma ricordati di curare i denti con spazzolino, dentifricio, filo interdentale e visite regolari. Grazie, dottore! Ora posso dare il mio dentino alla fatina dei denti! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Un momento! Tu devi rimanere ancora un pochino, papà. Hai un dente che ha bisogno di cure. Per caso mangi molti dolci? Io devo per il lavoro che faccio alla fabbrica di dolciumi. Tutti devono prendersi cura dei denti. Attenzione ai dolci e spazzolino e filo interdentale due volte al giorno. Così i denti resteranno belli, sani e forti. Concorso di bellezza. Un giorno Tortina, l'amica dei dolci gattini, amante del bello, andò da loro. Vorrei invitarvi a partecipare al concorso di bellezza che organizzo io. Il vincitore riceverà un bellissimo premio. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Un concorso di bellezza, eh? Che significa esattamente bellezza? Come fa a decidere a chi dare il premio? Qualcuno dei nostri amici saprà spiegarci cos'è la bellezza. Non ne sono molto sicura, ma secondo me questo pasticcino è bellissimo. Non so chi di voi è il più bello, però so chi è il più spaventoso. Ecco, se devo dire la verità, io penso che la più bella di tutti sia Chicca. Perché voi siete maschietti e lei è una femminuccia. Cosa vuole dire che i maschi non possono essere belli? Dobbiamo scoprire che cos'è la bellezza per vincere il primo premio. Visto che Tortina ama le cose belle, ha pensato che i gatti sul suo volantino siano bellissimi. Va bene, guardiamo il volantino. Un completo nero con un papillon. Baffi arricciati. Un vestito di lustrini, una bella pettinatura e tacchi alti. Bellissimi! I gattini decisero che dovevano assomigliare a quelli disegnati sul volantino. Dobbiamo avere subito due completi neri. E anche due papillon. E un vestito di lustrini, una bella pettinatura e scarpe con tacchi altissimi. E poi dobbiamo farci arricciare i baffi. E per finire dobbiamo limarci le unghie e mettere lo smalto. Perché vi servono queste cose? Perché dobbiamo essere belli come i gatti del volantino. Così vinceremo di sicuro. Già. Oh, quanto siete sciocchini, tesori di papà. Pensate che la bellezza sia in ciò che indossate e in un'acconciatura? Sì, pensiamo che la bellezza sia quella che si vede sul volantino. Niente affatto, la bellezza è tutta un'altra cosa. I quadri possono essere bellissimi. Oh! E anche la musica può essere bellissima. Dei fiori possono essere bellissimi. Per non parlare dei tramonti di sera. Fatemi capire una cosa. State dicendo che la bellezza è tutto intorno a noi. Esatto, ma la bellezza è anche dentro di noi. È dentro di noi? Ma certo, il modo migliore per mostrare a tutti che siete bellissimi è con le azioni, non con l'aspetto esteriore. Mi è venuta un'idea grandiosa. Stasera siete tutti bellissimi. Sarà difficile fare una scelta, ma prima vorrei presentarvi gli ultimi concorrenti. Questo dovrebbe essere un concorso di bellezza. Non potevate indossare un bel vestitino o sistemarvi i capelli? Siamo qui per mostrarti un altro tipo di bellezza. Ecco quello che noi troviamo bello. È bellissimo! Oh,
incredibilmente bellissimo! Ah, è stato meravigliosamente bello! Ci avete mostrato i diversi modi in cui ognuno può essere bellissimo! Voi tre meritate di vincere il primo premio! Sai una cosa? Io so far uscire delle note bellissime dal mio violino. Io invece dipingo dei panorami bellissimi con le tempere. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Il concorso di bellezza di Tortina finì per rivelarsi una meravigliosa conferma di quanto tutti noi siamo belli dentro e fuori. Lo spettacolo di Divo. Un giorno, Divo invitò i Dolci Gattini e Brusca ad assistere ad un'opera che aveva scritto. Vi presento un grande spettacolo. Il titolo è La Bella e il Violino Meraviglioso. È uno spettacolo con veri attori e un palcoscenico. Con scenografie e tutto il resto. C'è anche la musica. Ci sono tutte quelle cose e c'è anche la musica. E indovinate un po', farò tutto quanto io. Sarà davvero grandioso. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Spero tanto che sarà divertente, perché dopo pranzo mi viene sempre una certa sonnolenza. Ah! Io sono il principe di una terra lontana e ho un meraviglioso violino da cui esce una musica così soave da rendere felici tutte le persone. Dov'è la spada di cartone che ho costruito? Ops! Ah! Quel violino non mi rende felice. Io sono il malvagio re della terra di sotto e detesto infinitamente la musica. Oh no! Il re della terra di sotto vuole distruggere il mio meraviglioso violino. Correrò a nascondermi nel bosco. Oh. Mi dispiace, non è semplice fare tutto da solo. Se vuoi, io posso darti una mano con la scenografia. Almeno ti alleggerisco un po' il lavoro. Questo bosco fa davvero impressione. Mi si sono rizzati tutti i peli della coda. Fermo! Non è ancora il momento di mettere questa musica. È troppo allegra e non si addice a questa scena che dovrebbe incutere paura. Se ti può essere d'aiuto, potrei accendere e spegnere la musica. La bella fanciulla dormiva di un sonno profondo da 100 anni. Ma io la desterò con la musica del mio meraviglioso violino. Non lo sentirai più! Taglierò in due quel violino e lo ridurrò al silenzio una volta per tutte! Ah! No, malvagio re, io te lo impedirò! Oh, principe malvagio re malvagio, non litigate, vi prego! Non mi sconfiggerai mai! Lo vedremo presto! Oh, cerchiamo di essere tutti amici? Solo se promette di non toccare più il mio violino! Neanche per sogno, io odio la musica! Ehi, un momento, aspettate! Sono confuso e non capisco più niente. Chi è il personaggio buono e chi è il cattivo? Oh, mamma! Desideravo che questa rappresentazione fosse brillante, invece è un completo disastro. Sono un attore davvero terribile. Tu sei un grande attore, ma fai troppi ruoli contemporaneamente. È vero! Oh, come vorrei che ci fossero più me! Così potrei fare tutto quanto da solo! Non è questa la soluzione. So io cosa bisogna fare. Cookie, puoi interpretare il ruolo del malvagio re della terra di sotto? Con piacere. È da tanto che aspettavo un'occasione per esibirmi su un palco. Svegliati, Brusca. Oh? Potresti interpretare la bella addormentata. La bella addormentata? Sì, certo che posso farlo. Oh, dormire è una cosa che so fare benissimo. Oh.
creativo e la sua compagnia di gattini diedero vita ad uno spettacolo meraviglioso. Tutte le cose vengono meglio se fatte con gli amici. Gattini spaventosi! Era l'annuale serata paurosa dei dolci gattini. Cookie, Kick e Budino erano eccitatissimi e indossavano i loro vestiti più spaventosi. Questa sera sarò un orribile mostro! Io mi sono vestita da streghetta! Io mi sono vestito da scheletro, visto? Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Boo! Spaventati? Oh, povera me! Siete così spaventosi che mi avete fatto tremare! La mamma ha ragione, siete dei gattini davvero spaventosi! Abbiamo spaventato mamma e papà, ma chi spaventerà noi tre gattini? Oh, nessuno riuscirà a spaventarci, noi siamo coraggiosi! Perché non invitiamo qualche nostro amico? Forse uno di loro ci farà paura! Tortina fu la prima a provare a spaventarli. Su, vieni, Tortina, spaventaci! Non sono Tortina, sono la principessa Tortina dei ragni, boh! Beh, Tortina non fa per niente paura. Pazienza, sono però una gattina bellissima. Fu la volta del secondo amico, Merino, che adorava spaventare gli amici. Sono una creatura della notte! E allora sono un vampiro troppo spaventoso! Quindi? Mi spiace, non funziona il tuo travestimento. Credo sia impossibile spaventare noi tre. Allora, vi state godendo la serata paurosa? No, non ci hanno spaventati neanche un po'. Non siete spaventati, eh? E va bene, noi usciamo a sistemare un po' il giardino. Mentre siamo fuori, perché non decorate la casa? Rendetela spettrale! Degli addobbi spettrali sono ciò che ci serve. Tutti eccitati, i gattini e i loro amici si misero al lavoro. Cookie disegnò delle feroci facce da mostro. Tortina ritagliò dei ragni di carta. E tutti gli altri crearono fantasmi e pipistrelli di carta velina. Al mio tre ci voltiamo tutti e vediamo quanto è spaventosa. Uno, due, tre... A dire la verità è piuttosto carina. Sì, è vero, però dovrebbe mettere paura. Raccontiamoci delle storie spaventose. Il vampiro Nerino conosceva centinaia di storie spaventose. Via. Era una gelida notte d'inverno, buia e tempestosa. Questa storia non mi fa paura. Io so come renderla spaventosa. Niente male! Perfetto. Era una gelida notte d'inverno, buia e tempestosa. Ok, ora ho paura. Io no, non ho ancora fatto niente di spaventoso. Kicka, come hai fatto a spegnere la luce del corridoio da lì? Veramente non l'ho spenta io. No, ho paura. Deve esserci qualcuno lì fuori. Magari è stata colpa del vento. E se invece ci fosse un vero fantasma? E se invece ci fosse un grosso pipistrello nero? Beh, qualunque cosa sia, ragazzi, io so esattamente che cosa fare. Cookie ebbe un'idea brillante. Vai, Cookie, come sei coraggioso! Lo sapete, ci sono due giganteschi pipistrelli grandi come gatti! Ciao, piccoli! Qualcuno ha parlato di pipistrelli giganteschi? Vi abbiamo spaventato! Avevi ragione, Cookie! Quei pipistrelli sono davvero grandi come gatti! I vostri costumi sono fantastici! Sembravate proprio due pipistrelli! Caspita, le vostre decorazioni sono davvero originali! In effetti sono così belle che fanno quasi paura! Siete pronti per una sorpresa? Su, Kicka, spegni la luce! Cosa poteva essere? Oh! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! La torta di papà era spaventosamente deliziosa. I gattini finirono per condividere la loro serata paurosa con la famiglia e con gli amici. Il tesoro dell'antico Egitto. Un giorno il papà andò a prendere Budino a scuola. Ciao Budino, bentornato a casa. Com'è andata oggi a scuola? Per il fine settimana mi hanno dato un compito. Devo scrivere una relazione sull'antico Egitto. Davvero interessante!
Non credo proprio. Quanto ci sarà da dire sull'Egitto? Ci sono solo piramidi e sabbia, punto. Non dimenticare le palme, mi raccomando. Invece l'antico Egitto è un argomento affascinante. Tanto per cominciare, gli antichi egizi credevano che i gatti portassero fortuna. Veramente? E le piramidi contengono tesori preziosi molto difficili da trovare, perché è facile perdersi in tutte quelle gallerie. Forte! Che cosa ne dite di partire domani per una bella spedizione nell'antico Egitto? Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Qualcuno spenga la sveglia, è iniziato il weekend e non dobbiamo alzarci per andare a scuola. In piedi, gattini! Avete dimenticato che oggi andiamo tutti a esplorare l'antico Egitto? Buongiorno, mamma! Lo sai che vestita così sei bellissima? Ti ringrazio. Mi sono vestita come la regina Cleopatra, che è considerata la donna più bella dell'antico Egitto. Quell'immagine è troppo buffa. La testa è di profilo, mentre il corpo è disegnato di fronte. Perché c'erano delle regole per disegnare. Tutti dovevano rispettarle. Non era permesso disegnare in modo diverso. La persona più importante veniva disegnata più grande. Vi faccio un esempio. Un guerriero era disegnato più grande di un uomo comune. Il più importante, quindi il più grande di tutti, era il faraone, il re dell'Egitto. Le piramidi furono costruite innanzitutto per i faraoni. Al loro interno ci sono delle camere piene di tesori e mummie. Ecco per voi una mappa del tesoro. Fantastico! Nell'antico Egitto, invece di usare lettere e parole, scrivevano con i geroglifici. Oh, hai detto geroglifici! Che parola difficile! È un tipo di scrittura che usa i disegni. Cercate i geroglifici che significano buona fortuna. Vi indicheranno la strada. Fantastico! Sì! Venite, cerchiamo subito il tesoro! Ok, la mamma ha detto di cercare il geroglifico che indica buona fortuna. Ma che disegno dobbiamo cercare? Che cosa ne dite di questo qui? Gli antichi egizi credevano che i gatti portassero fortuna. L'ha detto la mamma, ricordate? Forse ho capito quello che dobbiamo fare. Seguiamo i disegni dei gatti sulla mappa. Scommetto che in questo modo troveremo il tesoro. Scoprire che cos'è, dai, apriamolo! Ma un momento, chi è quello che sta sdraiato sul mio letto? Ciao, nonnino, come mai ti sei completamente avvolto nella carta igienica? Guarda che io non sono tuo nonno, sono una vera mummia egizia! E faccio la guardia al tesoro del faraone! Tu stai fermo lì. Ti aiutiamo noi, nonno. Sei una mummia fantastica. La nostra emozionante esplorazione dell'antico Egitto è arrivata a conclusione. È stata molto divertente e interessante. Ora ho un sacco di cose da scrivere nella relazione. Vi ringrazio tanto. Però avete dimenticato qualcosa. Miei piccoli egittologi, non volete scoprire cosa c'è in quel prezioso forziere? Belli, eh? Sono di legno. Li ho scolpiti io stesso e ne ho anche la prova. Sono dei gattini portafortuna. Sono fantastici! Mi-wow, 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 mi-wow! La mamma, il papà e il nonno passarono il resto della giornata a giocare agli antichi egizi con i dolci gattini, i quali scoprirono che qualsiasi materia può essere interessante se si apprende con il gioco. Nascondino. Un giorno i dolci gattini decisero di giocare a nascondino. Possiamo nasconderci in ogni angolo della casa, tranne che in cantina. Ci sto, cominciamo. Chi conta per primo? Io non voglio stare sotto. Non voglio nemmeno io. È stata una giornata faticosa. Ciao, papà! Vuoi giocare a nascondino insieme a noi? Dai, papà, gioca con noi! Per favore, per favore, per favore! Veramente, io vorrei... va bene, gattini, giocherò insieme a voi! Fantastico! Mi-wow, 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 mi-wow!
Uno, due, tre, quattro, cinque, fatto! Chi è fuori è fuori, chi è dentro, vengo a cercarvi! Chi si nasconde qui sotto? Tana per chicca! Guarda che ti ho visto, Tana per budino! Cucù, Tana per cookie! Bravo! Dai, papà, conta di nuovo! Oh. Uno, due, tre, quattro, cinque. Chi è fuori è fuori, chi è dentro quattro, cinque, chi è fuori e fuori, chi è dentro Ciao, nonna, come stai? Quanto sono stanco, non ce la faccio più a stare sotto. Possiamo scambiarci i ruoli. Facciamo che contate voi tre e io mi nascondo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Che fuori, fuori, che dentro, dentro. Andiamo a vedere dietro il divano. Scommetto che è nascosto lì. Non c'è. Forse è nascosto nell'armadio. Non è nemmeno qui. Hai ragione, qui non c'è. I gattini guardarono in ogni stanza, ma non riuscirono a trovare il papà. Magari gli è venuta fame e si è nascosto nel frigorifero. Ma si congelerebbe chiuso nel frigo per così tanto. Magari è dentro la lavatrice. Oh, la mamma sta per fare il bucato! Mamma, non accendere la lavatrice! Papà, potrebbe essere lì dentro! Non preoccupatevi, gattini miei. Vi assicuro che il cestello era completamente vuoto quando ci ho messo i panni. Se non era nemmeno dentro la lavatrice, dove sarà mai? Stiamo giocando a nascondino, ma non riusciamo a trovare papà! Magari si è nascosto giù in cantina! Prima di cominciare abbiamo stabilito di non nasconderci lì. Però ci siamo dimenticati di dire a papà che c'era quella regola! Papà! Scusate, gattini miei, stavo schiacciando un pisolino. Povero papà, devi essere sfinito dopo una lunga giornata di lavoro. Oh, è vero, nessuno di noi tre ci aveva pensato. È vero, appena è entrato in casa gli abbiamo chiesto di giocare con noi. Mi è venuta un'idea grandiosa. Lasciamo che prima papà si riposi un po' e dopo gli chiederemo di giocare con noi. Papà, perché ora non ti stendi sul divano così ti riposi? Ho già schiacciato un pisolino e ora sono pronto a giocare con voi a nascondino. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Però starà sotto la mamma! Ok, conto io. Uno, due, tre, quattro, cinque. Chi è fuori è fuori, chi è dentro! I gattini si divertirono un sacco a giocare a nascondino con la mamma e il papà, che dopo aver riposato era dell'umore giusto per giocare. Una nuova storia! Un giorno, Chicca, Cookie e Budino volevano che il papà leggesse loro un libro. Un libro dove c'è una bella e dove ci sono anche tanti pirati! Sì, ma anche tanti, tanti funghi! Abbiamo un libro sulla principessa, e un libro sui pirati, e per finire l'enciclopedia dei funghi! Non voglio sentire un'altra storia che parla di principesse, non ne posso più! E io non voglio sentire un'altra storia sui pirati! Ma il libro sui funghi vi va bene! Oh no, ancora quel libro sui funghi! Voi tre dovreste unirvi e scrivere un libro che parli di una principessa, di pirati e di funghi! Sì, come fanno i veri scrittori! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Inventeremo una storia meravigliosa e papà ci aiuterà a scriverla, giusto? Ehi! Uffa! Ma a quanto pare scrivere libri non è così facile. Allora, che stiamo aspettando? Idea! No. Ah, ho trovato! No. Non riusciamo a farci venire in mente nessuna idea. Per scrivere un buon libro serve l'ispirazione. L'ispirazione?
ispira che cosa? Beh, l'ispirazione è quando non avete idee e poi all'improvviso ne viene una in mente. Oh! Ecco, mi è venuta un'idea! Nell'oscuro bosco... Sentite la mia! Tutto comincia sulla luna dove vive un pirata spaziale che... Ci mettere anche una merenda con te. Silenzio! Parlate uno alla volta. Prima comincia uno di voi e gli altri subentrano dopo. Papà ha ragione! Allora comincio io! Nelle profondità del bosco c'era un bel... fungo! Vero? No, ho sbagliato! C'era un bel castello! Dove viveva un'elegante principessa. Nella sua torre guardava dalla finestra. La principessa guardava dalla finestra. Mi piace come inizio. Ora tocca a me. Poi improvvisamente il castello venne attaccato dai... funghi! Non dai funghi, Budino, ma dai pirati. Sì, come vuoi. Yo-ho! I pirati presero il castello e lo portarono sulla loro nave. E mentre guardava dalla finestra, vide un gigantesco... fungo! Un enorme fungo di mare, sì! Ma per favore, perché dovrebbe essere un fungo di mare? Tu hai avuto i tuoi pirati e Chicca la sua principessa, perché io non posso avere i funghi? Allora cosa devo scrivere? Che cosa combinano i miei tesori? I gattini hanno deciso di fare gli scrittori. Già, stiamo cercando qualcosa di incredibile che attacchi la nave dei pirati. Ci serve qualcosa di originale. Ah, sembra divertente. Potresti aprire il barattolo? Potrebbe essere un gigantesco... Oh, magari un fungo. Mamma, è proprio quello che ho detto io. Un fungo che vuole affondare la nave. Su, viriamo a sinistra. No, invece viriamo a destra. Viriamo a sinistra. Viriamo a destra. Viriamo a sinistra. Viriamo a destra. Attenzione, sta arrivando il fungo gigantesco. Pirati, preparatevi a respingere il fungo gigante. Oh. Ma il fungo però aveva un gigantesco elmo di metallo, giusto? Ehi! Mi è venuta un'idea bellissima! Dovremmo sconfiggere il fungo lessandolo come in una zuppa, perché i funghi lessi non possono fare proprio niente ad una nave! Così i pirati sconfissero il terribile fungo gigante. Fecero amicizia con la principessa. E viaggiarono insieme vivendo altre stupende avventure per mare. Fine della storia. La principessa, i pirati e il fungo di mare. Una bellissima storia. Mi sembra quasi di sentire il profumo dei funghi lessati. Il profumo che senti è della zuppa di funghi. Piccoli scrittori, è ora del pranzo. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Dopo il delizioso pranzetto, il papà stampò una copia della Principessa, il Pirata e il Gigantesco Fungo di Mare, un libro scritto dai dolci gattini.